Tornati in diretta a Moontalk, canale Industry di Parma, e sempre con Andrea e Eugenio. Dall'altra parte abbiamo i fantastici registi, li ripresento ancora una volta perché mi sono reso conto che l'ultima volta li ho introdotti poco, quindi di Luca e Francesco, e nell'angolino è arrivato anche qualche ospite, poi magari dopo per il finale li facciamo anche salutare. sempre in diretta, sempre abbiamo sentito la canzone di Macklemore, avete già sentito? Il Macklemore, esatto. Ryan Lewis. Perché stiamo mettendo una canzone l'anno scorso? Ma allora, la canzone in realtà è dell'anno scorso, ma anche di quest'anno, perché sta ancora andando nelle radio, cioè. È incredibile, sì. Allora, loro sono un successo, direi, planetario, nato un po' per caso, direi, perché comunque sono quelle canzoni che magari te le provi a mettere, sì, vedi che effetto fanno. Hanno fatto un grande successo e adesso sono andati ai Grammy, hanno praticamente preso quasi tutto, però chi ha vinto non sono loro, ma è un'altra categoria, ma ne parla poi dopo meglio Francesco. Io parlo soprattutto della parte rock. Ah, va bene, quindi parliamo dei Grammy. Sì, parliamo dei Grammy 2014. Awards 2014. La novità della settimana, questa è... Beh, li ha presentati qui Latifah, che è quella che fa quella Tifa, quella Tifa. Cioè, è come se Jovanotti dicesse, chi l'ha presentata? Quella Tifa. A fofissimo, a fofio. Beh, quella specie di rap barra attrice barra non lo so cos'altro fa. È quella Fifa. Quella Fifa. Viva la Fifa. Va bene. Sempre Jovanotti. Vabbè, ormai stasera ha preso lo sopravvento Giovanni, il Jovanotti che è in te. So, ragazzi, fofissimo questo qua. Dai, continua. E i capelli che un po' ti tradiscono. Vabbè, dai. Devi farteli più riccioli. Vabbè, ci proverò. Farò la permanente entro la prossima settimana. Veramente? Dimmi. No. La fai veramente? No, se raggiungiamo 100.000 visualizzazioni, la fai. L'abbiamo già raggiunti 100.000 visualizzazioni. No. Comunque, dai, parliamo dei Grammy. Allora, parliamo del fatto che sono esibiti praticamente tutti tra i Macklemore con Ryan Lewis. Allora, che non ho mai capito, cioè, i Macklemore e Ryan Lewis sono due persone distinte. Sono due persone distinte. Cioè quello biondo chi è? Uno è Macklemore, quello biondo. E Ryan Lewis è il suo produttore, che poi compare sempre nei video, a volte canta anche. Solo che nessuno lo caga, è il tipico nome che uno cancella quando scrive la canzone. No, però no, alla fine loro si chiamano Macklemore, che è il rapper, e Ryan Lewis. Cioè, la loro etichetta è quella. Sì. No, allora, che ha vinto, che li apprezzo molto, sono gli Imagine Dragon, che è Radioactive, l'album dell'anno. Che è un come discreto fa? Album. Citami una canzone. Beh, c'è Radioactive e poi... Come fa? Dai... Non me la ricordo. Non è che non te la ricordi, non vuoi cantarla, che è un'altra cosa. È diverso. Comunque, poi hanno vinto anche c'è Celebration Day delle Zeppelin, che è praticamente il solito disco dell'anno in cui metto sempre solo le canzoni delle Zeppelin, però ha vinto. Ha vinto. Poi abbiamo anche una canzone fatta da Dave Grohl, quello dei Foo Fighters, quello di Nirvana, insieme a Paul McCartney, insieme a altri tizi, che si chiama Cut Me Some Slack, che è la canzone dell'anno rock. Okay. E poi basta, per il resto non ha, purtroppo il rock sta sempre andando più scemando, invece sta molto più prendendo la dance. E per la parte dance abbiamo un esperto. Abbiamo l'esperto. Eccomi qua. Ciao ragazzi. No, che in settimana hai anche pubblicato un post bellissimo su sì, Facebook. No, quello è il mio pensiero che non so se posso esprimere qua. Vai, nessuno ti fucilerà per questa cosa. No, insomma, alla fine i Daft Punk hanno vinto numerosi titoli, numerosi sì. Grammy. Tra l'altro, beh, ne 24 sbaglio. 5 album dell'anno, miglior singolo, poi altre cose che non mi ricordo. 25 comunque. Miglior travestimento. Ma io non, cioè, credo che loro siano degli artisti. Secondo me 4 comunque. No, 5, te lo garantisco. Allora, quando hanno scritto il mio articolo, poi ne ha vinto un altro. Sì, subito dopo. Si è scritto dopo. Ma allora ti dico, io l'ho sentito tutto l'album. È bello, però tipo è originale. Sì, ma è ripreso da suoni vecchi, cioè. Ma loro puntavano su questa cosa qua. Sì. Alla fine sono stati innovativi nel riproporre qualcosa del passato. È vero. Ok. Però adesso posso dire una cosa, la canzone Get Lucky. La prima volta che l'hai sentita, cosa hai detto? Questo è Jamiroquai. Sì. Ma insomma, era una dai Daft Punk ti aspetti delle canzoni più elettroniche. Sì, questa era una canzone. E fa un po' pop. Specie il fatto che abbiano vinto. Cioè, bella, Sì. No, ma è una gran bella è canzone. Un gran pezzo, però hanno vinto con questa canzone che. Sì, è una canzone bella, però secondo me è stata il modo con cui è stata. È la cosa strana, sì. È la pubblicizzazione totale, sì, che ha avuto questo evento. Non potevi girare senza non sentire questa canzone. Ma per dire. Ma da zero proprio. Adesso arriva l'album dei Daft Punk, bellissimo. Ma da su zero. Tutte le grandi radio, cioè, fondamentalmente gli altri album, non è, ma la pena. Cioè, tipo, quello che hanno fatto legato al film Tron, che anche loro, quello era un album loro, non ne ha parlato nessuno. Invece questo Random Access in Memory lì si vede che c'hanno un agente pubblicitario della Madonna. lo voglio anch'io. Vabbè, ma per fare i soldi così bisogna anche investire tanti soldi, quindi immagino. Ah sì, no, sì, però comunque cioè, ti stavo dicendo, te l'album l'hai sentito tutto? L'ho sentito non tutto, i pezzi più importanti.
Cioè io l'ho, perché l'ho scaricato, praticamente Samsung aveva fatto una proposta di scaricare gratis un album tra varie proposte. C'era quello di Daft Punk, allora l'ho scaricato, ho scaricato quello lì. Cioè praticamente l'ho comprato gratis. E non l'hai comprato? No, la Samsung l'ha fatto proprio, okay. Una cosa ufficiale, quindi posso dirlo senza avere nessuna denuncia. Allora, sentirlo tutto, onestamente, è molto molto simile come sound. È tutto molto simile. E fai fatica a risentirlo 2 o 3 volte. Cioè, alla terza volta, tipo, già skippi la canzone. Va bene. Cioè, okay. Non lo so, cioè, continuo a non capire il perché. Io voglio un attimo il parere di Luca. Oh, grazie Luca. Non si esprime. Comunque, no. Beh, per dire, per chiudere il nostro argomento, direi che... No, possiamo citare un'altra novità di questo anno, Lord, quello che ha fatto Royals. Sì. Okay, nessuno, io vi piace questa persona? Vi piace? Ma non, come fisicamente no, mi fa schifo. È vero, bruttissima. Tra l'altro, io l'ho vista nel video, sembrava anche carina. Poi dopo, le premiazioni. L'ho vista le premiazioni, sembrava tipo, sai, Ugly Betty più o meno, la stessa cosa. Ah, sì? Sì, è una cosa incredibile. Ma non l'ho ancora vista. No, adesso poi noi abbiamo la foto di repertorio. Ah, ok. A parte Daft Punk e Lord, la rivelazione che abbiamo detto è Mac e Ryan Lewis, che hanno vinto. Sono, sì, diciamo, sì. L'artista rivelazione dell'anno, eccetera. E poi per andare nella. Ci se n'è ancora qualcuno, poi passiamo alla prossima canzone. C'è una cosa che io sono contento per lui, ma non me l'aspettavo. Zed. Con Clarity. Bellissimo. Beh, è passata tantissimo quella canzone. Sì, pezzo bellissimo comunque. Pezzo bello, ma io penso che i Grammy vincono chi vende di più. E i Gremlins chi vince? I Gremlins invece non bisogna farli bagnare, perché vero. Sennò si trasformano e diventano cattivi. È una cosa brutta. E secondo te quindi qual era la canzone dell'anno dance? Qual è la canzone dance? Secondo me... guardando fra i nomination, io avrei votato per Calvin Harris. Ok. Beh, alla fine anche. Solo perché hai comprato il disco, però. Beh, perché è il disco più venduto, direi, dell'anno, quasi. Vabbè, forse sì. Però, vabbè, alla fine lì si premiava la canzone. Fateci sapere un po' cosa ne pensate anche voi sotto dai commenti di YouTube o in chat direttamente. Iscrivetevi comunque. Che qual è l'artista che preferite e qual è l'artista che quest'anno vi ha stupito maggiormente. Io comunque direi che Macklemore è uno di quelli che merita di più quest'anno. Macklemore, sì, tanta